zucca arrostita. Ma lui è molto felice di darmi una mano. Farvi vedere una ricettina, non fate caso al mio aspetto, che sono appena tornata alla palestra, sono distrutta. Però sto facendo la zucca, che è molto buona così, piace tantissimo anche a mia sorella, noi la adoriamo. Praticamente la zucca tipo arrostita, condita con l'olio, ed è buonissima, veramente adorabile. Comunque si deve trovare un aiutante tipo come Max che abbia la pazienza di praticamente di tagliare la zucca, togliere la parte interna e togliere anche la buccia, e poi la fate a fettine. È molto semplice in realtà, è vero Max? Sta appiccicando. Ecco qua la nostra zucca bella pulita, sciacquata e asciugata. Adesso la dobbiamo tagliare a fettine in una piastra leggermente unta. Facciamo cuocere la nostra zucca. Ma l'hai messa tutta? No, un po' alla volta. Due fettine, tutti e due. Un po' alla volta. Ecco qua, la zucca si sta cuocendo. Potete utilizzare anche la piastra, quella alla divisa, oppure farle arrostite sulla brace, come volete voi. Io uso questa qua perché insomma mi piace di più. E qua ho preparato un contenitore, eccolo qua, in cui lo andrò a conservare, perché queste qua le potete conservare anche per molto tempo in frigo, perché adesso vi faccio vedere, vengono ricoperte dall'olio. E ho preparato qua per condirle il prezzemolo, no, il prezzemolo proprio non c'è, l'aglio, l'origano e il peperoncino, ma se volete ci potete aggiungere anche il prezzemolo e il sale rosa e l'olio extravergine d'oliva. Ok, quando la zucca si è cotta abbastanza ed è abbastanza morbida, vedete? Se la fate sottile è meglio, si cuoce prima e viene morbida morbida. A questo punto vado a mettere le fettine qua dentro. Vedete, deve essere bella morbida con la forchetta, deve penetrare dentro. Tolgo prima quelle più cotte e man mano tutte le altre. Ecco qua. Quelle più sottili si cuociono prima. Ecco qua, dopo aver fatto uno strato ci vado a mettere tutte le cose che ho preparato, quindi un po' di origano, un po' di peperoncino, un po' di aglietto, poi dipende dai gusti, potete mettere quello che volete voi, un po' di sale e l'olio extravergine d'oliva, che poi man mano aggiungerò, questo ce ne va molto, prendono sapore, diventano buonissime, che vi mangiate, sono troppo buone. Così continuo a strati fin quando non è finita tutta la zucca. Ecco qua, quindi mi concludiamo mettendo l'aglietto, il peperoncino, quello restante, e poi, oddio, sto cadendo tutto, anche un po' d'origano, tutto, finito tutto, metto anche un po' di sale. Ok, e poi ci metto abbondante olio extravergine d'oliva. Qua ragazzi ce ne vuole proprio molto, perché l'olio fa comunque un po' anche da conservante, cioè si mantiene come se fosse sott'olio. E vi ho detto già che lo potete conservare anche tanti giorni, la tenete in frigo, la mangiate come contorno ed è buonissima la zucca così, noi la adoriamo. Ecco qua, a coprire. Guarda com'è bella. Guarda Max, è stupenda, è bellissima. Se me la fai inquadrare, vai di qua e di là. Guarda com'è bella, è buonissima. Adesso a me non piace mangiarla subito perché è calda e non ha preso bene il sapore. Piace mangiarla il giorno dopo, che si è fatta fredda e ha preso tutto il sapore dell'olio, del condimento. Quindi la copro e la conservo ed è buonissima veramente. Ovviamente poi se volete la potete mangiare anche al momento, però il giorno dopo è più buona. Fatemi sapere se fate la zucca arrostita, a noi piace tantissimo. Mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video, mi raccomando iscrivetevi anche a questo mio secondo canale e vi mando un bacio grande. Ciao.